Giornata campale per il maltempo a Prato e nella provincia. La Val di Bisenzio questa mattina si è svegliata con la prima neve della stagione a Montepiano, Gavigno, Faltugnano e Migliana. Sulla 325, in anticipo sulla data convenzionale del 15 di novembre, è obbligatorio l'uso di catene e pneumatici da neve. In mattinata, sulla strada di collegamento fra Luciano e Cavarzano e tra Sassete e Montepiano, sono caduti diversi rami, appesantiti dalla neve bagnata. In città invece ha fatto paura il vento. La raffica più forte si è registrata alle 14:15 con una velocità di 49 km orari. In piazza dei Macelli un albero di modeste dimensioni è cascato sopra due macchine parcheggiate, danneggiandole. I sindaci di Prato, Vaiano e Carmignano hanno disposto la chiusura di cimiteri, piste ciclabili, parchi e giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto o coperti con palloni fino alle 8 di domani. L'ultimo bollettino della Regione Toscana ha dato delle indicazioni di allerta arancione per quanto riguarda il vento, addirittura facendo una previsione ipotizzabile di venti a burrasca. Riteniamo che il fattore di rischio che un vento così forte può ingenerare nel nostro territorio richieda un provvedimento d'emergenza, quale l'ordinanza di chiusura. Terminerà alle 8 di mattina di domani, 14 novembre, a meno che con i vari briefing che facciamo in protezione civile ogni 3-4 ore non si decida di prolungare l'ordinanza, ma questo dipenderà anche dal tempo e dai livelli previsionali che succederanno nelle prossime ore. A Montemurlo le temperature medie registrate oscillano tra i 4 e i 6 gradi, mentre le raffiche di vento hanno soffiato tra i 40 e i 50 km orari.